comunicazione è molto di più, nel senso che tutte le aziende comunicano sia attraverso i loro prodotti, sia attraverso la pubblicità, comunicano attraverso l'imprenditore, comunicano attraverso i social network e comunicano attraverso quello che i loro clienti dicono di loro. Per cui la comunicazione si affaccia e abbraccia tanti campi che vanno sia dal cartaceo, vanno ai nuovi media, vanno a internet, fiere, perché comunque chi va in fiera non è che va a fare qualcosa di diverso che non sia comunicare al proprio pubblico o alla propria clientela chi è e che cosa fa. Questo è il nostro nuovo sito. Noi ci chiamiamo Fuori Rigo e abbiamo preso il nome in prestito dal campo musicale. Ma in realtà è anche perché dire siamo un po' al di sopra e al di fuori dei toni. Perché diciamo che un pochino per necessità e un pochino per virtù abbiamo deciso di formare questo gruppo di persone che si occupano di comunicazione e di persone che si occupano di diversi ambiti della comunicazione. Abbiamo Paola, che si occupa di pubbliche relazioni, press office, perché anche l'ufficio stampa è comunicazione. Poi ci sono io, che mi occupo di accounting, quindi diciamo della parte proprio più prettamente di strategia, di comunicazione, di contatto col cliente e del capire quali sono le necessità e nel dare le risposte. Abbiamo Enzo, che è un art director, quindi lui è, diciamo, la mente creativa, quando poi c'è effettivamente da sviluppare il catalogo, la campagna, ma anche il biglietto di auguri di Natale, interviene la sua creatività. E poi abbiamo Elisa, che è la giovane leva web, quindi lei si occupa di programmazione, sviluppo e implementazione siti. Adesso che i nuovi mezzi, i nuovi computer, le nuove tecnologie hanno ampliato la possibilità di fare cose anche da parte degli utenti privati, diciamo, diventa importantissima la professionalità delle persone che si occupano di comunicazione e il contenuto della comunicazione, perché non possiamo improvvisarci sui social network, per esempio, ma dobbiamo esserci, starci, viverli noi e viverli la nostra azienda, perché se io personalmente non sono credibile, anche la mia azienda non lo sarà. E quindi la comunicazione si è ampliata in questo senso e passo da un brand aziendale a un brand personale. E la reputazione della mia azienda si fonde con la reputazione di me persona, Emanuela Bertini. Quindi sul sito www.emanuelabertini.it oppure sul sito www.fuoririgo.it.